Questo è il momento in cui una madre surrogata presso Biotexcom consegna i gemelli ai genitori di Maria e Andreas dalla Svezia. Anche durante la guerra, ogni giorno nella moderna clinica di Kiev Biotexcom, nascono 5 bambini all'interno dei programmi surrogati, al costo di fino a $70,000. Secondo le cliniche di surrogazione in Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, sono nati oltre 1000 bambini da madri surrogati, 600 dei quali sono nati presso la clinica Biotexcom a Kiev, una delle più grandi cliniche di surrogazione in Europa. La guerra non ha influenzato la domanda di surrogazione per le coppie desiderose di avere figli, ha dichiarato il direttore di Biotexcom. Biotexcom Fertility Center è di gran lunga il più grande attore nel mercato internazionale della maternità surrogata. Queste immagini hanno sollevato un polverone internazionale quando sono state pubblicate sui social media nell'aprile dell'anno scorso. Questi bambini sono nati da madri surrogate ucraine. Ecco bambini dall'America, dall'Italia, dalla Spagna, dalla Cina, dalla Francia, dalla Germania, così come dalla Bulgaria, dalla Romania, dall'Austria, dal Messico e dal Portogallo. Abbiamo più domanda che mai perché fino all'anno scorso molte persone non sapevano nulla dell'Ucraina e pensavano che fossimo un paese del terzo mondo. Ora ci conoscono, sanno di cosa siamo capaci e che le nostre donne sono molto belle. Euronews ha visitato la clinica a Kiev, dove ogni giorno ci sono potenziali madri surrogate registrate. L'agenzia registra più di 500 nascite all'anno. Una delle principali cliniche specializzate nella surrogazione in Ucraina, Biotexcom, si trova a Kiev, e la clinica continua a funzionare anche durante la guerra. Le madri surrogate in Ucraina continuano a partorire in mezzo alla guerra. Le bombe non ci fermeranno. In Ucraina, i residenti occidentali si rivolgono al centro Biotexcom per diventare genitori attraverso la surrogazione. In Ucraina, questa è un'industria enorme del valore di decine di milioni di dollari. Fate bambini, non guerra. Nulla può fermarci, mostrano i post di Biotexcom sui loro account Facebook, Telegram, TikTok e Instagram. Questa clinica riceve pazienti da molti paesi, Romania, Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Stati Uniti e molti altri. Questa azienda garantisce il successo del programma. Nonostante la sua economia bassa, l'Ucraina si è gradualmente sviluppata negli ultimi anni ed è diventata un centro commerciale per la surrogazione. Questa è la sala d'attesa della clinica Biotexcom a Kiev, ed è affollata. Circa 30 donne sono in attesa di visitare il ginecologo. Sono tutte incinte, ma questi non sono i loro figli, sono madri surrogate che partoriscono per coppie infertili. Biotexcom a Kiev. È la più grande azienda di fecondazione assistita in Ucraina. Albert Tokilovsky è il proprietario, un imprenditore affidabile. Il suo impero della natalità include cliniche, agenzie e laboratori. Le madri surrogate ed i genitori alloggiano negli hotel e negli appartamenti della clinica stessa. Molti pazienti ci inviano spermatozoi congelati perché non possono venire qui di persona. Ad esempio, pazienti cinesi, coppie dall'Argentina o dal Brasile ci inviano il loro sperma, e poi continuiamo il programma senza di loro, fecondiamo l'ovulo, se necessario, doniamo l'ovulo e creiamo un embrione. La clinica ha un enorme database di donatori di ovuli e spermatozoi. I donatori hanno tutti dei numeri, con informazioni dettagliate e foto di ognuno. Ho esaminato e scelto un donatore di ovuli. Sono rimasto impressionato dalla vastità di questo database. Coppie, e a volte anche donne single più anziane, possono realizzare il loro desiderio di avere figli presso la clinica di medicina riproduttiva di Kiev, Biotexcom. Ucraina, i bambini surrogati continuano a nascere a Kiev in mezzo alla guerra. Il primo giorno dell'invasione russa, la clinica di surrogazione, il centro di riproduzione umana Biotexcom a Kiev, si è trasferito in un bunker per proteggere i bambini da qualsiasi rischio o impatto. Le coppie portoghesi cambiano rotta per raggiungere Kiev ed avere un bambino. La guerra non ferma gli orologi biologici. In Ucraina, c'è una clinica chiamata Biotexcom che legalmente svolge programmi di surrogazione e a cui spesso si rivolgono coppie portoghesi infertili. Qui a Caruaru, una coppia ha un legame molto forte con questo paese dell'Europa orientale. I tre figli della coppia sono tutti nati tramite surrogazione in Ucraina. Il meglio della nostra vita l'abbiamo ricevuto grazie all'Ucraina. È un legame per tutta la vita.